Va bene la sinteticità che talvolta è laconicità del pensiero, abbreviazione forse, approssimazione. Ma non vorrei lasciarvi credere che l'esigenza di questo passaggio dall'idealismo al nonsense riguardo al senso della vita sia sopraggiunto per me come un fulmine nel cielo sereno di una notte d'estate. Anzi, è stato un lento transito. L'idealismo ha contaminato il mio pensiero per anni. Che la vita sia sogno è stata una mia convinzione. L'ho vista, per così dire. L'ho rintracciata nei vari meandri dell'esistenza. La mente. Quale seduzione non è in grado di esercitare la mente? Credere che non siamo noi gli artefici del nostro destino, che c'è qualcun altro che ci pensa, di cui non sappiamo nulla. Questo ci esonera, diciamo, da una parte della responsabilità. Ci esonera però anche dal diventare noi stessi. Tanto c'è la mente. E la mente non mente. Però ecco, dicevo, con il passare degli anni, non in un passaggio così veloce come è stato nel video precedente, mi sono reso conto che ci fosse l'esigenza di sorpassare questa concezione, l'idealismo in sé, per essere forse ancora più realisti del re, cioè per oltrepassare questa filosofia con i suoi stessi mezzi o strumenti. Quindi vedere, mostrare e far vedere soprattutto in primis a se stessi che anche il mentale va nell'armadio degli abiti dismessi. Un grande armadio, ci sono abiti belli, magnifici, il mentale lo è. È uno di questi, ma anche questo tributo al mentale può essere una concessione estrema a ciò che noi non siamo, alle cose che non sono già qui, al salto che abbiamo già fatto e che ci ha portato dove siamo da sempre. Lasciandoci credere invece che saremmo arrivati alla consapevolezza dell'importanza o della significanza del mentale. Quindi è stato un passo molto lento, anni e anni della concezione la vita è sogno, sempre più mia, ma mai nella convinzione di una mente creatrice, ecco, questo è il termine. Quando arriviamo a parlare del mentale, le parole cominciano a stentare. Non sappiamo dove andare.
dovremmo andare, a mio avviso, nel nonsense. Ma sempre il senso della vita, la questione resta la stessa, anche se ci inoltriamo nella epistemologia, nella gnoseologia più accorta. Solo la mente è. Non possiamo più dirlo. Solo tramite la mente non possiamo più dirlo. Ma non ci arriviamo subito. La consapevolezza non arriva né troppo presto né troppo tardi. È il momento. Il momento già c'era, ci sarà, c'è. Solo questo può essere, nella mia concezione, che non è concezione, il superamento del mentale. Il mentale attende il superamento. Prima indugiamo nel mentale. Persino noi, gli artefici del nonsense, fautori di esso, poi giunge il momento in cui anche il mentale si rivela un fantasma esangue. Lasciare anche il mentale, questo ci sembra blasfemo. Potrei anche dire che molti non hanno il coraggio di farlo, dove il mentale può essere il referente ultimo, può avere altri nomi, ma può condizionare ancora una volta il senso della nostra esistenza. Cosa ci può essere poi? Il silenzio? Il nudo è il silenzio? O è il non pensiero? Quello che noi abbiamo scoperto al pari del non suono. E qui torniamo sulla supremazia della musica rispetto al teorico, ovvero alla necrofilia della teoresi.